Con marito, che ci potete specchiare. Scherzi. Il è un uomo di famiglia, un gran lavoratore, mica come vuoi. Lo so che lui è un gran lavoratore, sta sempre al casolare. No. Sapessi come lavora, Sant'E. Perché? Se vorresti insinuare. Mica come voi che sei sempre là in trauffare, a far cacchi, a imbriagarvi. Chiede, tocca, chiede. Se no perdete, perdete a... Cammina, guarda un pochino. No, guarda, che gliela hai. È proprio sto tre si embriagano. E poi, con sul Danny Cristiani, senza sapere neanche lui. Ah, andiamo bene, tocca. Andiamo, cambiamo aria. Andiamo la bella maschera. Come te sta, maschera? Come te sta? Ma tu, perché non pensi a moglie, dai? Sarà bimbiato. Andiamo, sai, mamma mia, tocca. Andiamo, lascia le perdere. Bello io. Dove ne ha Sant'Eri? Cine, riporto a casa, sta poca spesa. Che può vogliaria? Scoppa con Marenzoletta, fagli un po' di compagnia. Umillo, un piastro, tuo marito lascia sempre da sola. Non ti preoccupare, Sant'Eri, che Angeletta ci tengo di sta compagnia. Ma zitta, Pasquè, ma che voglia faccio? Sta sempre sola come in cane. Mica tanto, se sento in giro certe chiacchiere. Perché? Questo ice in giro? No, ne Sant'E. Non mi portare che non ti faccio ice, eh? Io non voglio gli mettere lo zizzani alla pelle famiglia dell'Andri. Senti, Pasquì. De mi te può fidare. Io mi cago con nessuno. E poi, Angeletta è pure a commare. Gli ho letto alla creatura a battesimo. Sant'E, apposta perché siete con Mari che non ti faccio ice. Ma frega, adesso Pasquì, no? Dimmelo. Se mi dici che non hai da parlare... Di faccio un sacrificio, ma mi stai zitta. No, ne Sant'E, non mi forzare che non ti faccio dice. E poi io non voglio gli litigando a gommare Lucetta. Mi si è raccomandata tanto che non ti l'ha nessuno. Ma perché l'hai letto Lucetta? Cine, stamattina ci siamo incontrati io domenico e mi ha raccontato tutto il fatto che è successo. Allora, Pasquino, voglio sapere cosa. Che non è vero niente quello che dice la linguaccia russa. Ella è buona sola di male dei cristiani e basta. Essa è tutta la cricca. Ah, cricca? Ma quale cricca, Sant'E? Ma fregate, Pasquè, mo non sa che è la cricca, lo so tutti. Chi so? Lucietta, Menecuccia e Filomena, ma chi può che so? Ma sentimi, Sant'E, sarà pure come dici tu, ma mi sa che sto dicendo. Mi sa che sto e dici proprio la verità, sa? No, ne Pasquè, retta, mi lascia le perdere tutte e tre le linguacce puzze. Mo fammi negli, che te l'hai detto prima, voglio aria a occo, succa con Marangeletto, se no mi si fa pure tardi. Ciao, ti saluto, Sant'E, ci vedemo. Ma, quando bessa perché non so chiacchiere. E che si tratta tuo marito, senti che musica, e che rie. Me ne gli tocca, che è meglio. Me ne gli va. Oggi sto in ritardo, vi quanto sei tu. Bravo, bravo. Oh, Filomena è già arrivata. E prega, ma guarda qui. L'orario è qui. Lo faccio io, dai. L'orario è qui. Poi chi ha cambiato lavoro? Si è messa a fa maglia. Ha finito, ti racconti? Ma zitta, è l'umbiastro dei figli, mi me si è messa appresso. Se non gli finisce sto maglione, non mi aggrego, lui. Io l'ho finito. È venuto pure un bello corpo. Mo guarda, mi sono messa a fare sto centrino, oh che robetta, guarda. Mamma mia, ma lo sapevo, fregate che tu porti le mani te fada. Esa, che fa certi lauri che te ingannano. Non è che mi siete appigliati tu due, no? Ma chi è che c'è stato appigliato? Mica mia, cazzo ci sono casti. E batte, ne cammina. Senti un po', Lucie, cambiamo un po' di discorso. Ma non si è saputo... Lucie! Questo sembra che sia vero. Ah! E quale fatto, Filomè? Eccola! Ora fa finta tonda le fane! Certo, Filomè! Essa ne sa quanto è lo diavolo! E poi fa sempre finta di non capire! Ma che dici, Lucie? Non faccio niente, è davvero io! Rabbi me ne su quanto è intontita, ci fa perdere sempre un sacco di tempo! Ma di che stiamo a parlare? E quelle saggio? Che te pure la moglie dei si sono? Oh,
che Menecuccia è una femmina tanto intelligente, eh? E dopo due ore cose capisci subito al volo. E non faccio quello che dicete voi. Porca porca, se ne involuce, ma ancora saputo di noi. Dice davvero. Ah, dice che l'altra sera ho visto Luigi degli su una casa penceletta. Ah, tutto un punta te peli. Sembra che stassi a cammina sopra allora. Il tuo marito, sì, così. Sì. E sta ancora sempre perché era bello barmo. Dostia. E mo sembra che gli è mandata pure la figlia in collegio. Pure. E beh, ma per essere più libera. E beh, esatto. Ma te... Eppure, se l'esse visto con l'occhio mio, manco ci avrei visto. Oh, Angeletta è una santa femmina. È vero, me ne dico, sembrava una santa femmina. E noi che gli facevamo poraccia. Prego, che doveva sopportare l'uscellerato tuo marito. Oh, non so se ti faccio. Ah, le volte gli faccio le poste. Sì. Le metto la finestra di casa. Ma se non mi accorgo che lui ci passa con Angeletta, poi con subito a Peppone. Poi gli faccio fare la scaramuccia, un 48 faccio succedere. Sì, lo sa quel veico? Fa bene a farlo se è vero che lo fa. Ma come fa bene? Sì, fa bene, sì che fa bene. Ma cammina. Perché un marito non se merita altro. E tu? Sta sempre embriaco, freddo. Non so. O sapete, no? Quando uno sta embriaco, una donna fa cosa? Un schioppo? Facilecca. Ha capito? Me buona fa quindi? Ha capito. Ma sarà in piazza, prega e gli mette corna. Prega e gli mette corna. Prega e se embriaca, io pure buona fa cosa, capito o no? Scusa io, Lucilla, che non capisce. Ma poi, mica è finita, ecco. Pure. Ce n'è sta un'altra da raccontare che è ancora più rossa. Dice. Sembra una barzelletta. E quando c'è stava, amico? E zitta, prega, che mo' c'erano. Dicevo, Lucilla. E quando ci sta, racconta. Oh, sapete se quel maitto è con Mario Pasquetta? E quel maitto, Lucia? Pasquetta, maitto, che l'altro giorno si incontrò con Sandella, a moglie di Luigi. E che vissero? Pasquetta, maitto, che dato che con Angeletta so con Mario, gli ha dato pure un consiglio. E quel consiglio gli ha? Di divorziare. Sì. Ma allora non sa che si fa con marito con Luigi. Eccola. Ma sarà bimbiata, resta sì. Ma se io sapessi, gli staccheria Gerga, non ce li arrivo consiglio. Infatti Sandilla non è forestica. Certo che è rossa. Se venisse a sapere il lavoro a Sandella, gli piglieria un curbo come a nonna. Ma perché nonna la si è morta ad un curbo? Per povera nonna. Stia tanto bene che sembrava una barbaccia. Oh, non gli faceva mai la cosa. La sera se ne gli ha letto, tranquilla, non gli olia niente. E quando che fu a mattina, se ne sveglia morta. Ma come se ne sveglia morta? Ma questa qui. Se ne sveglia morta, e mo che ci sta da dire? Ma che poi ci stai a dare niente? Ma fregati! Boris Tricio non deve svegliare cosa, no? Deve svegliare morta. Ma come saprei morti in boleteria, se mi sono sbagliata. E va bene che con i morti non si accerie. Ma come fa con te, Maria? Ma lei ci serve. Ma questa tia. Ma c'è la moglie da chilometri. Mamma mia, dimmi. Ma Angeletta, a proposito di divorzio, quella pensa? Angeletta, ma questa scherza. Perché? Santo Chiara com'è? Ma la Santo Chiara. Meno male che è Santo Chiara, se no questa cia. E poi dice che non può divorziare, pure per la vergogna della gente e per quella monella della figlia.